Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, intervenuto a Teramo in occasione degli Stati Generali, ha annunciato fondi per la creazione della Cittadella della Carità. Nel corso del suo intervento, Castelli ha illustrato il progetto che vedrà la luce in via Taraschi nell'edificio di proprietà dell'azienda per i servizi alla persona numero 1. L'idea, la proposta della Cittadella della Carità, voluta fortemente dalla regione, dalla diocesi, è esattamente una di quelle questioni che ci induce a concentrarci anche sulla fragilità, che è un pezzo fondamentale, vorrei dire centrale, della comunità che vogliamo ricompaginare. Nel decreto sisma abbiamo ulteriormente affidato ai comuni la possibilità di disporre di semplificazione. Tutte le semplificazioni che il PNRR e il PNC avevano in qualche modo definito nel cosiddetto decreto semplificazioni, da un mese sono state trasferite anche alla ricostruzione pubblica. Ce n'era un gran bisogno e anche sulla Cittadella della Carità proveremo con un'ordinanza speciale a rendere possibile la fruizione di norme in deroga che consentano di arrivare presto e bene a questo grande risultato. Un'opera da 10 milioni di euro finanziata nell'ambito della ricostruzione pubblica della Regione Abruzzo, che prevede il trasferimento di servizi della Caritas diocesana, tra cui una nuova mensa e un co-housing sociale, che si è rilevato uno strumento di sostegno alle fragilità molto importante già durante la pandemia. La fase progettuale di allestimento dell'edificio è già stata affidata ai tecnici della Curia, che dovranno relazionarsi con l'ASP1, con la struttura commissariale post-sisma e con l'ufficio speciale per i passaggi che porteranno all'appalto dei lavori necessari e alla successiva entrata in funzione della struttura destinata all'accoglienza di poveri ed emarginati. Il prossimo mese noi faremo questa norma che consentirà, anche a fronte di un tetto di spesa importante, di evitare la gara europea e di procedere attraverso procedure negoziate, quindi da lì tempi di progettazione e poi di realizzazione. Però le idee sono chiare, c'è una grande volontà di procedere, ripeto, con tempestività e con le norme necessarie a evitare, almeno per la progettazione della gara, qualche mese.